Benvenuto in questa nuova lezione dove andremo a scoprire una novità aggiunta in Adobe Premiere Pro CC nell'aggiornamento di ottobre 2020. Stiamo parlando della funzione rilevamento modifiche scena. Infatti, dopo aver importato le tue riprese in Premiere Pro, adesso puoi impostare Premiere Pro affinché rilevi automaticamente i punti di taglio originali delle riprese. Prima di iniziare il montaggio del video è necessario quindi trovare i punti di modifica originali. L'utilizzo del rilevamento scena aiuta a ottenere automaticamente i punti di taglio senza dover far scorrere manualmente il filmato. Qui abbiamo importato un filmato ottenuto unendo le clip della prima sezione del corso. Eccole qui. Vediamo quindi come utilizzare questa comoda funzione. Dopo aver importato il filmato, fai clic con il tasto destro del mouse sulla sequenza nella timeline e seleziona Rilevamento modifiche scene. Eccolo qui. Puoi anche selezionare la sequenza e scegliere Clip Rilevamento modifiche scene. Nella finestra di dialogo del Rilevamento modifiche scena che si apre, seleziona una delle seguenti opzioni: applicare un taglio ad ogni punto rilevato, creare un contenitore di sottoclip da ogni punto di taglio rilevato, oppure creare un segnaposto in ogni punto di taglio rilevato. Analizziamole tutte e tre. Partiamo dalla prima, ovvero applicare un taglio ad ogni punto di taglio rilevato. Una volta che clicchiamo Analizza, Premiere Pro andrà ad individuare i tagli e quindi analizzerà il filmato e aggiungerà automaticamente i tagli quando viene rilevato un cambiamento nella scena. Come vedi, ecco qui, se scorriamo le clip, pulsante freccia in basso, ecco che ad ogni taglio effettuato automaticamente di clip, vedi che ha individuato i punti di taglio. E ora possiamo chiaramente editare a nostro piacimento le scene. Torniamo indietro e andiamo ad analizzare la seconda delle opzioni, ovvero creare un contenitore di sottoclip da ogni punto di taglio rilevato. Analizziamo. Questa volta Premiere Pro creerà invece un nuovo contenitore accanto alla master clip originale contenente le sottoclip che coprono l'inizio della clip fino a un punto di taglio, e poi un'altra sottoclip che copre il segmento successivo della clip fino al punto di taglio successivo e così via. Infatti, come vedi, la clip originale qui nella timeline non è stata tagliata, toccata, ma abbiamo qui un nuovo raccoglitore con tutti i segmenti rilevati da questa clip master. Se li andiamo a inserire qui, eccoli. Torniamo ancora indietro e scopriamo l'ultima delle tre opzioni, ovvero creare un segnaposto in ogni punto di taglio rilevato. Questa volta Premiere Pro aggiungerà un segnaposto invece di aggiungere tagli. Eccoli qua. Come vedi, ingrandiamo leggermente. Vedi che ogni segnaposto corrisponde a un punto di taglio. Se scorri tenendo premuto il tasto maiuscolo, ecco che si attiverà l'effetto calamita e andiamo a individuare tutti i nostri tagli senza però tagliare la nostra clip master originale. Quindi, come visto, Premiere Pro analizza le riprese, rileva automaticamente i cambiamenti nelle scene e aggiunge i tagli nei punti appropriati, oppure inserisce dei segnaposto, o in alternativa crea delle nuove clip, o se vuoi puoi anche selezionare tutte e tre le opzioni e avviare le tre operazioni contemporaneamente. Se avrai una traccia audio collegata alla Clip Master, chiaramente puoi decidere se tagliare quindi entrambe le clip, oppure se svincolarle e lavorare solo con la clip video. Ora che hai aggiunto i punti di taglio alle riprese, puoi iniziare a lavorare al montaggio, aggiungere transizioni, effetti, correzione del colore e molto altro ancora. Grazie per aver seguito questa lezione, ti aspetto alla prossima!